La quinta giornata di giovedì di Serie D emette due verdetti, la sconfitta dell'Agnanese e la leadership del Rimini, seppur in coabitazione con il Mezzolara. Una quinta giornata di giovedì di Serie D che riserva ben 32 marcature, frutto di 8 vittorie interne e 2 successi esterni e nessun pareggio. Iniziamo a vedere la caterva di gol dal match che metteva di fronte Givibor e Tritium, con gli ospiti che passano avanti con Gobbi in chiusura di prima frazione, bravo a incuniarsi in mezzo a una selva di gambe. Nella ripresa Givibor ribaltava la situazione con due gol quasi simili, di rimpallo con i piattoni prima al minuto 58 di Tranni e da rapace d'area dei rigori secondo a cura di Marchezza al minuto 81. Vittoria a domicilio per l'Azione Milano contro il Borgo San Donnino, di rimpallo di testa il gol di Manuzzi al minuto 9. Due minuti più tardi arrivava il gran gol da fuori area a cura di Morselli, nulla può Frattini in questo caso. A fine primo tempo Cariparoli al 44esimo dimezzava le distanze per gli ospiti. La Correggese batte 2-1 in Ravenna, apre le danze Manuzzi al minuto 6 con una sventola da fuori area. Il pari Ravennate perviene dal corner con il colpo di testa di Saporetti. Il gol partito invece per i padroni di casa giunge al minuto 51 con Lucatti pronto a ribattere in rete da due passi il pallone del definitivo 2-1. La sorpresa di questo avvio di campionato si chiama Mezzolara. Il gol di testa di Rossi è primo dei due sigilli che permette alla formazione di Budio di sbancare Lodi. Nel mezzo però avviene prima il pari del Fanfulla dall'angolo, la spaccata sotto misura a cura di Franchini. Nella ripresa Rossi con un imperioso stacco di testa dà i suoi pass per i tre punti. Il colpo di giornata lo mette a segno il Real Forte Quercite in una partita molto combattuta, ospiti avanti con Pegollo, bravo sotto misura a trovare il tappi vincente. Il pari dell'Agnanese giunge di testa per opera di Giordani in un'azione molto confusa. Nell'extra time a dare ai nerazzurri tre punti sperati è Di Paola. Prima sconfitta per il Prato sotto la gestione Marco Amelia, a lentigioni gol vittoria giunge al 13° della ripresa da Caprioni. Il Rimini strapazza il progresso riscattando l'eliminazione ricevuta dal rossoblu in Coppa Italia. Gabbiadini, favorito dalla respinta di Celeste, sblocca la situazione. Andreis in contropiede buca per la seconda volta la porta difesa da Celeste. Il Tris arrivava da Ferrara, infine il poker e a firma di Mencalli. Perde malamente il Forlì sul campo di un ottimo Seravezza, padroni di casa avanti al 12° con Vietina, con De Gori non esule da colpe. Il raddoppio arrivava direttamente agli 11 metri per conto di Benedetti. Nella ripresa Pira di testa dimezzava le distanze, ma è solo un raggio di sole in un pomeriggio dove la difesa ospite fa acqua da tutte le parti, favorendo il Tris a cura nuovamente di Benedetti. Poker dell'Atletic Carpi contro la San Maurese, padrone di casa avanti con Walker al 16°. Il raddoppio giungeva 5 minuti più tardi con l'Orchi Panitz. Dagli 11 metri la San Maurese rientrava in partita con Merlunghi, ma il Carpi trovava in fine di tempo con Serotti il Tris. Nella ripresa il poker è targato Raffini per il definitivo 4-1.